Amici Sorcini e Norcini, voilà, io e Cocò praticamente abbiamo intrapreso, vorremmo intraprendere un aiuto a un caro amico, al mio caro amico Andrea, che lui si sta occupando praticamente sul percorso della franchigia di tutto quello che possa servire, che ne so, un hotel, un ostello, un ristorante, cosa mangiare, e in più dà anche, propone, lungo la via, dei prodotti, tutti prodotti naturali, da piccoli quanti produttori che non ce la fanno, non hanno il tempo di fare comunicazione. Lui, vi metterò il link qui sotto, fa diciamo, la comunicazione anche per chi non ha la possibilità di assaggiare questi prodotti perché non fa, diciamo, non ha un programma di fare la via della franchigia. E allora cosa fa? Lo vende online, comunque lo vende in tutte le maniere, sia sulla via e sia, vi ripeto, online. Scusate se sono stato ripetitivo. Io ho cercato in qualche maniera di aiutarlo, per dire oggi andiamo a fare un salume che poi è stato riprodotto in lunga serie da una fabbrica, perché da una fabbrica, da un'azienda che è più grande della mia, perché io non sono un'azienda, io sto facendo le cose privatamente. Abbiamo trovato comunque degli accordi, abbiamo cercato di fare dei progetti e questi progetti stanno andando avanti. Oggi ne vediamo uno insieme, ne vediamo di questo, diciamo, di questo progetto che voi potete comprare, come vi ho detto, sul link potete comprare e assaggiarlo. Oggi io lo farò, diciamo, vi farò vedere quello laggiù normale e oggi lo modificherò così per noi altri, per un po' di sfizio, diciamo, in questa maniera. Comunque, tornando a noi, andate a vedere questo sito e secondo me è un'esperienza che nella vita va fatta, questa idea della francigena va fatta, si può fare in varie misure, in vari pezzetti, comunque man mano lo andiamo a scoprire. Per ora occupiamoci dei nostri salami, perché se no Cocò qui si incazza. Andiamo a vedere cosa abbiamo bisogno per cominciare. Via, nuova avventura si parte. Poi questo salame, che sarebbe questo qui, uno è già pronto, sicché dopo assaggeremo questo già pronto, si chiama praticamente la mostarella nostrale del pellegrino. Ok, la composizione è 30% di spalla del suino, ok? 30% di arisa, parte nobile, e il 40% di un bel lardo di cotenna. Ecco qua giù, questa qui è una bella cotenna. Possibilmente vi consiglio, per farla ancora più buono, la parte della cotenna o la parte della pancetta, ma dalla parte della cotenna viene più buono. Poi ci andiamo a mettere le nostre droghe da Norcino, che già le conoscete, se non le conoscete vi metto il link sotto. Sale, il sale andiamo in percentuale al 2% per chilo, semplicemente un po' di pepe. Poi andiamo, guardate, queste sono le cose che fanno loro, metteremo dentro il loro vino, questo qui è il vino che fanno loro, ristoro, sono praticamente sono loro, ok? Andremo a mettere dentro un po' di loro vino e andremo a mettere dentro per questo salame, oddio, questo qui, aglio, olio, peperoncino nel salame. Oggi andremo a mettere, loro fanno anche, vi faccio vedere, delle caciottine, in questo caso sono foglie di castagno a essiccare, e c'è del pepe che poi andremo a vedere più avanti su come farle, come adoperarle, come servirle col miele, con la marmellata, via discorrendo. Intanto andiamo a tagliare la nostra carne e a mettere tutto insieme. Per fare, pensate voi, per tritare quel pezzetto che avete visto, ci vuole una trentina di minuti, ok, a spezzettarlo tutto. Molto molto bene, perché non deve essere molto grosso. Poi alla fine mischiamo, ok, le nostre quantità e andiamo a mischiare, mi raccomando, bene 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 bene. Ora non vi faccio vedere tutto quanto perché sennò ci si annoia,
faccio vedere una parte, ci andiamo ad aggiungere la nostra percentuale di sale, che ve l'ho detto, è sul 20-22% di sale. Ci andremo ad aggiungere il nostro spettacolare, là, apriamolo, erbettine, ed eccolo qui, ok, del famoso Ristorum, che fanno cose favolose, ok. Io ci sono andato a occhio, scusatemi, no, perdonatemi questa volta, anzi c'è occhio anche qui, pepe, il pepe disinfetta, ce ne va un pochino, ok, benissimo. Poi andiamo a metterci la nostra droghetta per salumi, chiamata Droga Torino, o va bene anche un'altra, non c'è problemi. E ora stacco, riattacco con un attimo perché devo aprire il vino. Ok, il vino è questo qui, sempre la Francigena, e guarda, tanto assaggiamolo, e se no qui i discorsi li porta via il vento, si dice qua da queste parti, e le biciclette, i livornesi, è un modo di dire. E siate generosi dentro, ok, benissimo. Arrivati a questo punto, che l'abbiamo girato diciamo per 10 minuti, ok, lasciatelo un paio di ore riposare. Ci ricordo che ognuno di voi, ognuno di noi può partecipare su questa vendita, l'importante è che abbia, diciamo, venga fatto un controllo, che non è una fabbrica, che non è una fabbrica, ma è un artigiano che vuol fare le cose come si deve. E le cose come si deve si intende con le cose buone, con prodotti buoni, senza usare solfiti, senza usare schifezze, senza usare conservanti, ed potrà entrare senza problemi nel gruppo, nella community, e potrà vendere i loro prodotti, ok? Sempre sempre su questo link che ho messo sotto, oppure vi mandate a me un messaggio, io vi metterò in contatto, ne parleremo insieme. Ok, sono passato un paio d'ore, io ho preso il budello naturale, potete prendere il budello di maiale, il budello di mucca, quello che trovate, l'importante è che sia naturale. Fate il vostro imbuto, o con l'insaccatrice, ovviamente io faccio così perché tanto ne faccio poco, facciamo giusto per noi, facciamo dei test, questo test qui è riuscito molto bene. Magari quello che comprate in giro non lo trovate con le erbette, o magari ce lo facciamo mettere ora, allora vediamo un attimo. Intanto la ricetta è quella che io vi ho detto, che è il 30% di spalla, il 30% di lonza, ma di quella buona, e il rimanente 40, stiamo parlando, il rimanente 40 è del grasso, della groppa possibilmente, o se, no, o se non volete della pancetta, la groppa è più buona, ma non è un problema, anche della pancetta va bene, l'importante è che sia molto grassa e poco magra, ok. Ora, molto bello grosso è venuto, perché avevo questo budello qui, okay. Mettiamolo bene bene, perfetto, quindi è scappato un pezzettino, voilà. Guardate che bellezza che è, praticamente è la mortadella nostrale del pellegrino. No, io dovrei anche lavorare al computer,
non so. Ok, andiamo con la rilatura. L'ho fatto così, così non si muove. E andiamo a rilegarlo. Ok. Mi raccomando, vi ricordate lo strizzotto, vedete? Così, e facciamogli lo strizzotto in maniera che non si scioglierà. Un pezzo in più, via. Gli facciamo un altro strizzotto per sicurezza, così, e poi semplicemente facciamo così. Favore di camera, mi piace questa magliettina, sempre la magliettina inerente allo stesso scopo, va benissimo. E qua siamo, ok, dategli una bella stemperata, il coltello che qui taglia bene, e ora cominciamo a legare il nostro salame per lungo. Legata insieme faremo, la facciamo assieme e poi l'altra continuerò da me. Bello strinto, vedete? Io ho fatto già una parte, poi ritorniamo di qua per far prima. Io vi consiglio, già levate la roba di là. Ce ne torniamo dalla parte di qua, guardate, e semplicemente ristringiamo bene, 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 bene questa parte qua, così. Lo dobbiamo fare sui quattro angoli, se riuscite anche sei. Ora ve lo spiego meglio perché. Facciamo così, ritorniamo indietro, così diventa più solido. Rifacciamo uguale, ok, bello strinto, e questo qui lo leviamo e ora lo facciamo dalla parte di là, però non ve lo faccio vedere tutto, se no non si finisce più. Ok, abbiamo fatto, vedete, i quattro angoli, no? 1, 2, 3 e 4, li devo fare anche un po' più strinti, però va bene. Poi ora invece andiamo a fare il legaccio. Partiamo da una parte, recuperiamo il filo e guardate un po' qui. Allora, cominciamo così, andiamo avanti. Ok, così, poi andiamo avanti, cerchiamo magari nello stesso punto, anche perché l'estetica conta se ci si fa. E andiamo avanti, sì, purtroppo è venuto diverso da quell'altro perché non avevo il budello di quella misura, la misura di questo budello. Se non sbaglio è 60, mentre qui siamo già a 90-100 e io avevo questo, ma non è un problema. I problemi sono altri. Il livellino lo teniamo stretto, ci siamo quasi. Ok, i pezzi in più, via. Guardate, finito tutto. Mi raccomando, bene, 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 bene. Non può sembrare bruttino, questo qui è fantastico. Ok, bene, bene. Poi, cosa facciamo? Ora facciamo un cambio. Questo qui. Allora, lui deve
deve restare ad affare un'asciugatura. Attenzione, sti giorni è molto caldo, sicché tenetelo nella parte fresca della casa. Va fatto 48 ore di asciugatura, praticamente lasciandolo stare tranquillo così. Dopo 48 ore lo mettete, in questo caso, o se avete una cantina, lo lasciate una quarantina di giorni in cantina, oppure lo mettete in frigorifero, così, tranquillamente, attaccato senza che tocchi niente. Lo attaccate nel frigorifero da qualche parte sopra, o se lo mettete sotto, non lo fate toccare, metteteci qualche cosa sotto che non tocchi. E io dico, questo qui in 40 giorni è pronto. E ora, questa è la stessa cosa che noi abbiamo fatto, questo qui, l'ho solo assaggiato, per vedere se era buono. Questo qui ha 40 giorni, vedete, e andiamo a assaggiare. Mi preparo per l'assaggio. E ora, per i veri intenditori, vado a fare una focaccina apposta per l'assaggio, che mi brucia. Giro la camera, la sistemiamo, se ci si fa, si taglia questo pezzo. Ok, la nostra focaccina appena fatta, con le farine, quelle della Garfagnana, che anche queste farine qui sono in vendita presso lì. Vediamo un po' il vino. È la prima volta che l'assaggio questo vino qui. Devo dire che è un grande vino, un bel sangiovese. Ci picchia. Chissà come vedrà. Ecco perché è così buono il salame. Vino buono. Vi voglio far vedere la bellezza. Guardate qui la bellezza. E ora, tanto il budello è naturale, potete mangiarlo. Che bontà. Assaggiamolo, la focaccia. E vi ricordo che potete comprare queste cose. Questo è il cartellino che ci ho messo io di Storum, per fare scena. Queste bellezze, praticamente la mortadella del Pellegrino, sul sito, sul link in basso. Vi prego di seguirmi me, seguirmi loro, link, click, è la nostra. Troppo buono, spettacolo, grazie. Mi scordavo, salutate il bimbo che va a nanna. Buonanotte bimbo. Questo faremo anche video su altre preparazioni, salami e altre cose, marmellate e tante altre cose, e ci finiremo il vino. Allora.